Appuntamento. Gossip. Ed eccoci qui per appuntamento gossip, seconda puntata dedicata seconda a questa. Puntata, la prima ha avuto grande riscontro. Sicuramente sì. Fermato per strada perché dicono la gente si appassiona a, diciamo, alla mia voce, si innamora di me. Visto che sono la tua guardia del corpo, allontano tutti quanti. E sei di tutti questi, tra l'altro. Come gentili, fu questo Ermocorno, poi si è. Allora, per l'argomento gossip, oggi trattiamo dell'Isola dei Famosi, dove tra i partecipanti ci sono Claudia Galanti. Ecco. Claudia Galanti e Fiordaliso. Ah, Fiordaliso. Claudia Galanti dice: io vado all'isola per i soldi, ho bisogno. E per la sera chiama la scema. La modella va, diciamo, ammette di andare per i soldi, mentre invece Fiordaliso dice: io non vado per i soldi, ma perché ha già fatto qualche cosa. Dopo tanta detto assenza, in parole povere, detto in napoletano stretto, esatto, in oriundese, e volevo fare un parallelo di questi due personaggi, la modella adesso single Claudia Galanti. Devo dire la verità che a me piace tantissimo, c'ha un fisico da pazzi. Io sono a favore del, diciamo, del corpo, diciamo, a un certo punto ho pensato per la poligamia, no, nel senso che mi piace che è ben fatta e soprattutto ha dei seni che a me piacciono. Non è l'argomento porno, dopo si può succhiare il latte. Vabbè, l'ho detto, vabbè, mi è sfuggita, ma non è per niente, i bambini, ci passiamo avanti. Per quanto riguarda invece la Fiordaliso, prego. Un latte con Nesquik. Quello è per con Nesquik. Tu ce l'hai a portata di mano? No, lo andiamo a prendere dopo. Invece la Fiordaliso giustamente rimarca il fatto che lei ha sempre troppo tempo sulla televisione, ecco, e quindi ha voglia un attimino di mettersi in discussione. Mm-hmm. Ricordiamo che la televisione negli ultimi anni sta cercando di prendere un po' personaggi retro, perché anche nella TV si è un attimino perso inventiva dei programmi, non ci sono più nei varietà, chissà come mai non c'è più Canzonissima, e quindi si cerca un attimino di cacciare dal cilindro qualcosa di interessante. Ti hai detto cilindro, ma potrebbe essere anche cascione, tranquillamente. E sempre per quanto riguarda il gossip, è da segnalare Stefano Di Martino, che ricordiamo che è l'ex marito di Belen Rodriguez, che nessuno conosce, è di Napoli, anzi della provincia di Napoli. Praticamente, che è successo? È uscito una sera per le vie di Roma, ecco, Stefano Di Martino, gli hanno fatto una fotografia. Che è successo? Era uscito con una ragazza. Oh. E quindi è uscito sul giornale proprio una misteriosa ragazza, Mora. L'aspettava fuori la porta, esatto. Ecco. Quindi ciò dimostra che Stefano Di Martino comunque si propone di uscire con ragazze nuove dopo che si è lasciato, direi. Si è lasciato con Belen Rodriguez, che nel suo curriculum troviamo una relazione molto intensa con Corona. Uh-huh. E un figlio con Roberto, con Stefano Di Martino, quindi forse è lei che è un poco sbandatella. Ricordiamo che Stefano Di Martino, per i buoni ascoltatori e coloro che seguono Amici, era fidanzato con Emma Marrone. Certo. E poi si è diviso per colpa di Belen Rodriguez. Come vedi, qua cambiano i partner. D'altronde questo è gossip, quindi è tutto lecito. Comunque il vizio rimane. E volevo fare per ultimo nella rubrica gossip, sì, segnalare un merito a Ennio Morricone, che con la sua stupenda musica ha vinto l'Oscar e ha dedicato, meritatissimo direi, perché dai film, ricordiamolo che dai film di Sergio Leone in poi, sì, sì, Io ero bimbo, erano ricordo ancora delle sigle di film di Ford West che a me piacevano tantissimo. Ne ricordano almeno uno, due. C'era anche Don Matteo, che all'epoca era travestito da poliziotto. Ecco.
E due film di Sergio Leone dedicato... per merita, esatto, una citazione. Ennio Morricone ha dedicato questa statuetta alla moglie con grande emozione, quindi a noi fa piacere che la nostra italianità vince questo premio. Per concludere la rubrica gossip parliamo di Eleonora Pedron. Che è successo? Come tu ben sai, si è separata da Max Biagi, ecco, dopo 10 anni di matrimonio e due figlioli. È durato un po' più del solito. E che cosa è successo? Lei ha ritrovato lo smalto e il sorriso accanto a chi? Al fratello di Conte. Ah, a Conte, ricordiamo, per coloro che non sono amanti dello sport, chi è Conte? Chi è Gonde? Conte? No, non è un barone, uno è molto alto. Chiediamolo al buon Luca. Chi è? L'allenatore del Tavolo. Esatto. Ah, risposta bene. Risposta esatta, bravissimo. Quindi il fratello di Conte si è, diciamo, fantasticamente... Conte perché erano due, perché sono due. Uno è Conte di suo. Perché hai detto Conte? E Conti perché pensava Carlo Conte. Esatto. Uno, due, tre, quattro, come diceva Stella. La Stella. Allora, il fratello di Conte, con la E di Empoli, con la Go di Conte, si è felicemente fidanzato con la Pedron, che ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Dopo posso fare una battuta, e anche in questo caso Biagi è arrivato secondo. Tanto tra poco finisce la trasmissione. Ma anche lui porta il forlettino? No, non ci interessa, andiamo, no, dai. Non lo porta. Se... non ci sono è foto. Trasparente, non ci sono foto perché pare che ce le abbia tutti. Perfetto. Ma io per qualsiasi cosa sono fatti i suoi. Qualche altra aggiunta? Per quanto riguarda l'argomento gossip, abbiamo sviscerato tutto, tranne una considerazione del direttore di Chi, Signorini, che ci parla un attimo dalla sua considerazione del l'utero in affitto. È un argomento delicatissimo. È un po' difficile perché comunque... facci proprio una chiosa. Diciamo, noi siamo qui e riuniti negli studi e quindi possiamo parlare a livello familiare. Ecco. C'è tanta sofferenza nel mondo, come bambini che sono senza madre e papà negli orfanotrofi, e qua si va a pensare di affittare un utero. E quindi è strano come persone anche omosessuali oppure donne sessualmente attratte tra di loro non hanno pensato a questa adozione di bambini e si siano portati a questo. Insomma, questo è diciamo il pensiero di Signorini, perché lui insomma pavoneggia la tesi per cui i bambini devono avere una madre naturale, quindi senza nonostante lui sia infatti dice che lui in affitto è una pratica egoista, quindi lui nonostante sia comunque sappiamo omosessuale, buon lui Signorini. No. Ma perché è sessuale lui? Va in controtendenza a quello che pensi. No, lui senza scherzi si è dichiarato dalla parte degli uomini, diciamo nel tema abbastanza delicato, lui invece va in completa contrapposizione a quello che si sta dicendo da un po' di tempo. Sì, perché forse insomma tipo Elton John c'è troppo eco su queste cose di voler per forza far nascere. Se tu sei geneticamente portato per attrazione verso il tuo stesso sesso, devi anche prendere in considerazione questa adozione anche a pochi mesi di nascita e non per forza. Io direi che è triste vedere che una madre che per soldi dà in affitto il proprio utero. Perfetto. E lo trovo una cosa un po' più snaturale, perché come se tu togliessi a una madre un po' così, che lascia stare che il seme non è di appartenenza. Perché ora diciamo è un approfondiremo nelle prossime occasioni anche questo argomento, che sicuramente è delicato, qualora lo aggiungessimo chiaramente in scaletta, lo tratteremo ecco diciamo con un po' più di tempo anche a disposizione, perché è un argomento che merita un attimino ulteriori considerazioni e diciamo non va ronzato ecco quanto infatti lo stiamo trattando seriamente, certamente nessuno scherzo, no, perché il tema è abbastanza delicato. Basta una virgola, un qualche cosa ci sono di... delle visioni contrastanti e bisogna ascoltarle tutte per farsene una ragione senza essere di parte, perché per esempio io
caldeggio anche questa posizione, cioè di evitare di affittare questi utili, perché la povera madre è proprio svenita. Perfetto, prendiamo atto del tuo parere, quello quindi, dei signorini. Alle donne in ascolto, se vogliono fare un figlio con me, naturalmente procediamo. Approfondiremo anche questo argomento in altra sede. Allora, ci andiamo ad ascoltare il penultimo pezzo musicale qui in scaletta. Andiamo ad ascoltare i Dire Straits con Twisting by the Pole.